Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, 100% partecipiamo. Adesso parliamo dell'Associazione Reumatici e Rari Italiani ANNA, Arianna ETS, che organizza in occasione del mese delle malattie reumatiche una giornata di prevenzione e sensibilizzazione a favore dei cittadini sulle malattie reumatiche e rare. L'iniziativa si terrà dalle ore 8:30 alle 14 di sabato 26 ottobre presso il centro commerciale Porte dello Ionio, gestito da NUD di Taranto. Tutti i cittadini potranno relazionarsi gratuitamente e senza prenotazione alcuna in ordine di arrivo con diversi medici specialisti e per esporre dubbi ma anche ricevere chiarimenti. Ne vogliamo parlare insieme a Maria Petroli, presidente Arianna ETS. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, questo sabato 26 ottobre dalle 8:30 alle 14 ci sarà la possibilità di parlare di queste, insomma, malattie dell'Associazione Punto Reumatici e Rari Italiani, come le malattie reumatiche, prevenzione e sensibilizzazione. Cosa accadrà sabato? Sì, noi come associazione ogni anno organizziamo queste giornate di prevenzione e sensibilizzazione a ottobre, che è il mese mondiale delle malattie reumatiche. In questa occasione noi offriamo delle consulenze gratuite con diversi specialisti, quali il reumatologo, che è la figura principale, il medico di chirurgia, il medico l'ortopedico. Inoltre diamo la possibilità ai cittadini di usufruire gratuitamente di alcuni screening importanti per la diagnosi, sono esami essenziali per una diagnosi precoce. Quest'anno faremo la densitometria ossea di ultima generazione, che la potranno fare anche le donne in gravidanza e i pazienti oncologici perché sono prive di radiazione. Poi faremo il test dell'autorefrattometria, che darà la possibilità di vedere la struttura della cornea, l'esame parapodometrico che servirà per vedere la struttura della schiena e anche del piede, inoltre la spirometria per vedere il livello di saturazione. Certo, Con questi esami noi non ci vogliamo sostituire assolutamente alla sanità pubblica, ma affiancarla nella sensibilizzazione di queste patologie che purtroppo a Taranto e provincia sono ancora poco considerate e molto sottovalutate. peraltro, anche, come dire, sempre più croniche e invalidanti, a quanto pare c'è un aumento anche nei giovani. Assolutamente sì, queste patologie se non prese in tempo e non curate prontamente portano all'invalidità totale e purtroppo stiamo riscontrando un aumento no, nei, tra i giovani, anche perché non si ha, non si sa come vengono, possono comparire da un giorno all'altro e magari sono sottovalutate, nel senso che se uno ha un dolorino, dice vabbè, può essere causato dal tempo, dal cambiamento, dai ragazzi che portano purtroppo gli zaini pesanti, mentre invece a fondo c'è una causa ancora più grave. Certo, quindi come dicevamo prima, l'Associazione Reumatici e Rari Italiani, ANNA, intanto possiamo dire che voi siete ubicati presso, con il vostro punto di ascolto, presso il poliambulatorio dell'ASL Taranto al quartiere Tramontone, giusto? Sì, noi siamo lì per 3 giorni a settimana, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 per fornire gratuitamente qualsiasi tipo di supporto su queste patologie e anche altre, perché le patologie reumatiche sono delle patologie multidisciplinari che prendono diverse, diciamo anche tutto il corpo, quindi non abbiamo solo il reumatologo, abbiamo l'ortopedico, abbiamo il neurologo, il ginecologo, Certo.
Certo, Questa, benissimo. queste Quindi patologie colpiscono tutta la persona. l'attività fondamentale, come ripetiamo, è quella della prevenzione, della sensibilizzazione e questo potrà essere fatto intanto sabato 26 ottobre dalle 8:30 alle 14. Ci sarete tutti presso il centro commerciale Porte dello Ionio qui a Taranto. Io la ringrazio, Presidente, per essere stata mia ospite qui su Partecipiamo Taranto. Auguro a lei e a tutti quanti buon lavoro. A Grazie a presto. voi per avermi invitato e buon lavoro anche a voi. Grazie. Buona giornata. Grazie.